Sergio Blasi non sarà candidato a prescindere alle amministrative leccesi perché si dichiara uomo di unità e se il PD sceglierà un candidato sindaco diverso, valuterà dichiarandosi da sempre uomo di unità. Ma per l'ex segretario regionale dei Democratici, l'immobilismo del PD fa perdere pezzi. Sembrano un partito dell'Ottocento, sferza, ma senza la qualità dell'epoca. Stanno facendo l'errore del 2009 quando, in occasione delle elezioni provinciali, non vollero le primarie. Quando si escludono le persone, si va a sbattere. Questo afferma Blasi dopo l'uscita dal tavolo del centro-sinistra prima di Foresio e poi del patto per il Salento di Pendinelli. Vedo che ogni giorno quel tavolo che hanno costruito perde pezzi. Mi sembra di aver visto, di intravisto anche stamattina, che anche il patto per il Salento, no, di Pendinelli si è tirato fuori da quel tavolo. Ieri Foresio, che era uno dei firmatari, che aveva convocato quel tavolo, come dire, mi sembra davvero il fallimento di una strategia che voleva tenere escluse le persone. Nel 2009 Sì. io chiesi elezioni primarie per la scelta del candidato alla presidenza della provincia. Il centro-sinistra non le volle fare. E perse miseramente quelle elezioni che pure potevamo vincere invece facilmente perché venivamo da 14 anni di ottimo governo del centrosinistra, prima di Lorenzo Ria e poi di Giovanni Pellegrino. Quando si escludono le persone dalle scelte politiche, in un tempo come questo, si è condannati ad andare a sbattere. È assurdo leggere dei nomi e farli senza neanche informarli, aggiunge. Io penso che siano assolutamente necessarie le elezioni primarie. Voglio vedere chi Questo. propongono. È chiaro che se si presentano con quella terna che ho visto, sembra uno scherzo di carnevale anticipato. E poi scusa, Stefano, ma è disponibile o no? Perché io lo sento sempre nominare, so bene che lui vorrebbe farlo. Vorrei informare lui e i nostri come dire, telespettatori, chi ci ascolta, Sì. che le elezioni ci sono nella prossima primavera, quelle vere. Cioè quando lo dice? Forse vuole vedere come va a finire la storia del referendum? Capire se c'è ancora la camera dove oggi lui siede. Io ho il mio progetto di città, ribadisce, ma la domanda se sia stato mai chiamato dalla segreteria provinciale a margine della sua autocandidatura alle primarie risponde. Ah, no, no, ma sono impegnati in altre cose, gli capisco. Se il PD dovesse decidere un candidato, Blasi valuterà, così come fece nel 2009, perché appunto si ritiene uomo di unità. E, come dire, valuterò se il candidato mi convince, sono pronto a dare una mano. Io penso che comunque qualunque candidato sia sbagliato pensare di non farlo passare attraverso un bagno popolare di partecipazione della gente alla scelta. Poi vediamo il candidato che presentano. Io per esempio ho trovato una buona notizia, la presa di posizione di Paolo Paolo Foresio, Foresio. che ha detto pronti per fare le primarie. È una pessima cosa la risposta del segretario cittadino che taccia di immaturità il suo capogruppo in consiglio comunale. Lì segnalano tutta la loro inadeguatezza a svolgere una funzione dirigente. E intanto, ad ora, la segreteria provinciale e quella cittadina rifiutano l'invito a confrontarsi in TV con le forze del centro-sinistra e con lo stesso Foresio.